Ieri un tuffo nelle acque del mare del Golfo di Salerno e l'incontro a cena con il presidente Danilo Iervolino. Poi, questa mattina, i primi passi nel suo nuovo mondo. Diego Valencia ha svolto le visite mediche di Ritual Check-up, prima tappa della sua nuova avventura. L'attaccante cileno, classe 2000, arriva alla Salernitana dalla Universidad Católica, dove è cresciuto ed ha sempre giocato, fino a conquistare la maglia della nazionale. Circa 3 milioni di euro il costo del cartellino di Valencia, che dovrà tornare in Cile per sistemare le ultime formalità burocratiche e poi potrà unirsi ai suoi nuovi compagni. Nicola lo attende in ritiro per l'ultima settimana di lavoro in Austria. Valencia era nel pieno della stagione in Sud America, dove si stanno disputando coppe e campionati nazionali. Dovrà ovviamente assimilare nuovi metodi di lavoro ed integrarsi in un contesto tattico differente. In Cile ha giocato da esterno e da prima punta. In Granata dovrà giocare accanto ad un compagno di reparto, visto che Nicola partirà con il 3-5-2. Valencia e Botheim sono i primi due rinforzi per l'attacco. Si tratta di due under e dunque in lista c'è spazio per qualche tassello di maggiore esperienza. Federico Bonazzoli ieri pareva ad un passo dal ritorno in Granata. Nella serata di ieri, di mattinata, sono proseguiti i contatti tra le parti. Il calciatore non sembrerebbe ancora molto convinto e così il DS De Sanctis resta vigile su altri obiettivi. Da Pinamonti, per il quale l'Inter chiede non meno di 15 milioni, a Verdi, che il Toro per ora non libera a prezzi di saldo, fino al sogno Cavani. La caccia ai rinforzi in prima linea prosegue e nel frattempo si lavora all'uscita di almeno uno dei due attaccanti extracomunitari, Simi e Michel. La cessione all'estero e la rescissione sono le due strade percorribili, ma per ora non si intravedono spiragli. Ciò blocca l'operazione Yazici, talentuoso centrocampista turco in forza al Lille, da cui la Salernitana sta per prelevare il terzino sinistro croato Bradaric, che arriverà a titolo definitivo. Per dare qualità al centrocampo è sempre alto l'interesse per lo svincolato Filip Djuricic, ex Sassuolo. Con la Juve si lavora la doppia operazione e cambia Soranocchia, vicino lo svincolato Junior Sambia, possibile sostituto di Mazzocchi, qualora il pressing del Monza si dovesse ulteriormente alzare sul terzino napoletano. Ieri intanto in ritiro sono giunti Lassana Koulibaly, Lorenzo Pirola e Matteo Lovato. Quest'ultimo ha firmato un contratto fino al 2027 e dovrà diventare uno dei punti di forza del reparto arretrato Granata. Sì, sono venuto qui pronto, carico per affrontare la nuova stagione con i nuovi obiettivi. Le prime sensazioni sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito subito calore e credo quest'anno ci siano i buoni presupposti per affrontare al meglio la stagione. Sicuramente sia il direttore De Santis sia Migliaccio mi hanno convinto sin da subito a sposare questo progetto. Come ho detto prima, sono molto pronto e carico per affrontare al meglio questa stagione e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Sicuramente la spinta dei tifosi credo sia un valore aggiunto, e oltre al calore e allo spirito proprio al tifo che trasmettono, è veramente uno o due uomini in più in campo. Certo, sicuramente dai più esperti si può sempre imparare e anche con Lorenzo possiamo aiutarci a vicenda, migliorare e seguire quelli che sono gli esempi che abbiamo in rosa. Difesa 3 posso ricoprire tutti i ruoli perché l'ho già fatto, però il mio ruolo preferito, principale, sarebbe al centro. Poi a discrezione dell'allenatore e in base a dove c'è necessità, io sono disponibile. Sono qui per affrontare questa sfida, sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia.